presentazione, grazie per l'invito e per l'ospitalità al Comune di Sassuolo. Allora, io, come è evidente, insomma, dall'introduzione del testo vi parlo di patologie del linguaggio e sono una filosofa, quindi me ne occupo da un punto di vista teorico. E quindi nella lezione di oggi provo a indicarvi quello che la filosofia del linguaggio ci può dire e il contributo che la filosofia del linguaggio può dare allo studio delle patologie del linguaggio. Questo è un po' l'indice della lezione di oggi. Vi faccio una brevissima introduzione proprio per darvi anche un po' le coordinate, anche terminologiche, della questione, quindi su che cosa andiamo a studiare quando studiamo il funzionamento del linguaggio, perché poi ovviamente le patologie del linguaggio sono casi in cui viene compromesso il funzionamento del linguaggio, quindi che cosa significa studiare il funzionamento del linguaggio, cioè l'elaborazione del linguaggio. Poi nello specifico io mi occupo di pragmatica del discorso e quindi il mio focus sarà sul livello della elaborazione pragmatica discorsiva e dunque vi presento alcuni esempi di come questo livello della pragmatica del discorso, poi vedremo ovviamente che cosa si intende per pragmatica del discorso, può essere compromesso. E, in particolare io faccio insieme insomma, ai colleghi del Cosmic Club, insieme anche all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, faccio ricerca sperimentale sull'autismo, quindi vi presento un paio di studi che abbiamo fatto sulla produzione discorsiva, sulla produzione narrativa nei bambini autistici e infine alla luce insomma, delle evidenze sperimentali provenienti insomma, da questi studi suggerisco quali potrebbero essere, almeno quali sono le letterature, i protocolli di intervento che possono essere utilizzati per riabilitare la produzione discorsiva, la produzione narrativa nel caso specifico dell'autismo. Allora, che cosa si intende per funzionamento del linguaggio, per elaborazione linguistica? Allora, per le cose che vi racconto oggi, sostanzialmente sono due grandi definizioni, due grandi distinzioni che insomma, vi chiedo di tenere a mente nel corso di questa relazione e che ci aiuteranno poi a comprendere lo studio delle patologie del linguaggio. Quindi quando parliamo di elaborazione linguistica possiamo a un livello molto generale distinguere due grandi dimensioni. La dimensione microelaborativa, detta anche microanalisi, e la dimensione macroelaborativa del linguaggio o macroanalisi. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, la dimensione microelaborativa è sostanzialmente ha a che fare con tutti quei processi che ci consentono di costruire e di comprendere le frasi, le singole frasi. Per esempio, quei processi che ci consentono di produrre frasi del tipo Maria ama Mario oppure Mario ama Maria. Qui è fondamentale la sintassi della frase, cioè è fondamentale stabilire qual è il soggetto, qual è il verbo, qual è il complemento. Tutti questi processi, in questo caso sintattici, che ci permettono di assegnare appunto il soggetto, il verbo e il complemento, sono processi microelaborativi, cioè processi mentali, processi cognitivi che ci consentono di produrre e comprendere frasi ben formate. O anche un altro tipico processo microelaborativo è quello che ci consente di selezionare i fonemi corretti. Per esempio, fa differenza dire pane o cane. Quindi in un contesto in cui io sto parlando di cucina, è bene che io selezioni correttamente il fonema pane, quindi e non cane. Questi sono processi importanti per parlare in maniera appropriata che riguardano il piano microelaborativo, quindi tutto ciò che avviene a livello della singola frase, all'interno della singola frase. Infatti vedete lì, ho messo nella parentesi come definizione, quindi la microanalisi riguarda l'analisi, lo studio delle relazioni interne all'enunciato, alla frase, quindi tutto ciò che ha a che fare con la produzione di singole frasi, enunciati ben formati. La macroanalisi invece, che poi è quello su cui io il livello di elaborazione
che da un punto di vista, insomma, della ricerca è quello che mi interessa prevalentemente, invece ha a che fare con tutto ciò, con le relazioni tra frasi sul piano del discorso. Quindi ha a che fare con porzioni più ampie, porzioni ampie di linguaggio. Quindi in questo momento io sto organizzando, provando ad organizzare in maniera quanto più comprensibile possibile un discorso in modo che voi capiate quello che io ho in mente, e nel farlo sto mettendo in fila una serie di frasi, spero in maniera coerente, e tutto ciò, tutti quei processi che io metto in campo per produrre questo discorso sono processi macroelaborativi. Quindi ciò che ha a che fare, quindi la macroanalisi è l'analisi delle relazioni esterne tra gli enunciati, quindi le relazioni tra le frasi nel flusso del parlato. Ora, questa distinzione, perché l'ho messa, è importante perché, oltre ovviamente ad essere una distinzione fondamentale quando si va a studiare il linguaggio, l'elaborazione linguistica, è una distinzione importante anche quando andiamo a studiare le patologie del linguaggio. Perché purtroppo il linguaggio può sfaldarsi in molti modi. Ci possono essere disturbi del linguaggio che colpiscono la microanalisi. Ho preparato un paio di slide anche su questo. Per esempio ci possono essere casi in cui per particolari problematiche non è più possibile comprendere e produrre frasi sintatticamente corrette. E ci possono essere invece disturbi del linguaggio che colpiscono la macroanalisi, cioè casi in cui ad essere prevalentemente danneggiata è l'elaborazione discorsiva, l'elaborazione pragmatica discorsiva. E gli esempi, la gran parte insomma della lezione di oggi sarà proprio sulle patologie della macroanalisi, però per farvi un po' anche darvi qualche elemento in più, ho preparato un paio di slide su un esempio classico di disturbo microelaborativo. Sono le afasie. Le afasie costituiscono il disturbo del linguaggio per eccellenza. Cioè lo studio dei disturbi del linguaggio inizia proprio nel 1861 con un medico francese di nome Paul Broca, che individua una serie di pazienti che a causa di lesioni in alcune porzioni dell'emisfero sinistro del cervello avevano perso la capacità di produrre il linguaggio articolato. Che cosa avevano perso questi pazienti nello specifico? Alcune funzioni microelaborative. Per esempio, i pazienti con la cosiddetta afasia di Broca sono pazienti che a causa di lesioni in alcune zone del lobo frontale, quindi la parte del cervello più o meno che sta qui, non riescono più a comprendere frasi, la sintassi della frase. Quindi di fronte a una frase Maria ama Mario, questi pazienti potrebbero non essere in grado di comprendere il significato di quella frase, perché per comprendere il significato di quella frase io devo comprendere qual è il soggetto, qual è il verbo e qual è il complemento. Quindi questi sono tipici disturbi microelaborativi in cui il linguaggio è patologico a causa appunto di compromissioni della sfera di tutti quei processi che ci consentono di produrre e comprendere frasi sintatticamente o anche fonologicamente ben formate. Questo è un ulteriore esempio di un paziente con afasia a cui viene chiesto di raccontare, di descrivere l'immagine presente in questa scena, che è una famosa immagine che viene utilizzata nei test neuropsicologici su questi pazienti. Questa è l'immagine del picnic, e qui vedete il paziente ha difficoltà per esempio a selezionare i fonemi corretti, quindi descrive questa scena in questo modo: canà, qualà, picchi, picchi, casa, alberi, quovitz, cana, cani, uovo, peri, montana, bandiera, uomo, donna, macchina, scasa, raio, parca, no. Allora, oltre agli errori evidenti nella pronuncia, nella elaborazione delle singole parole, vi faccio notare che in questa descrizione non ci sono verbi. Un'ulteriore prova del fatto che è proprio la dimensione micro del linguaggio che salta in questo caso.
Quindi è un eloquio telegrafico in cui appunto i verbi sono praticamente assenti, ci sono quello che tecnicamente si chiamano parafrasie fonologiche, cioè errori di selezione del fonema corretto. E però, e questo ve lo segnalo perché poi nella parte finale invece vedremo un caso speculare interessante, nonostante i problemi fonologici, quindi nonostante questo eloquio stentato telegrafico, le poche parole che sono riconoscibili sono informative, cioè sono pertinenti rispetto al compito che viene chiesto, perché in effetti il paziente in questione, seppur con enormi difficoltà, riesce a dare informazioni corrette sulla descrizione di questa scena. Per esempio, individua correttamente l'uomo, la macchina, c'è un picnic, picchi picchi probabilmente equivale a picnic e così via. Quindi, pur essendoci enormi difficoltà microelaborative, in questo caso, tuttavia, l'informazione che chi ascolta riesce a ricavare, tutto sommato, è buona, perché insomma il contenuto informativo è abbastanza accettabile. Ve la segnalo questa cosa, perché invece quando passeremo ad analizzare le patologie del discorso vedremo che invece la situazione lì, dal punto di vista informativo, è estremamente più compromessa. Allora, come vi dicevo, però il focus sia della mia ricerca sia ovviamente anche della lezione di oggi è l'analisi dei disturbi del linguaggio che colpiscono la sfera macroelaborativa, quindi che colpiscono la dimensione, la produzione discorsiva, la produzione narrativa. E quando si parla di macroanalisi, un'ulteriore in effetti distinzione che va fatta, ma in realtà questa è soltanto a scopi didattici, perché questi due livelli, l'elaborazione pragmatica e l'elaborazione discorsiva, sono due livelli strettamente intrecciati. Quindi quando parliamo di disturbi della macroanalisi stiamo parlando di patologie del linguaggio che colpiscono la sfera pragmatico-discorsiva. Ora vediamo ovviamente di che si tratta. Quindi il focus oggi di questa lezione è proprio sul capire che cosa questo tipo di strumentario concettuale ci può offrire per studiare le patologie del linguaggio. Allora, che cos'è la pragmatica? Esistono tante definizioni di pragmatica in letteratura. Per i nostri scopi non è importante entrare nei dettagli di questo dibattito, però insomma, a un livello molto generale la pragmatica può essere definita, quindi una definizione operativa che possiamo assumere di definire la pragmatica come lo studio dell'uso del linguaggio nel contesto. Quindi mentre la sintassi ha a che fare con le regole le grammaticali che ci consentono di produrre frasi grammaticalmente ben corrette, ben formate, la pragmatica per esempio invece riguarda il modo in cui io utilizzo il linguaggio in maniera appropriata, per esempio ai contesti sociali in cui mi trovo. Quindi la pragmatica ha a che fare con l'uso del linguaggio nei contesti. Ho inserito un po' di esempi per farvi capire che cosa si intende quando si fa un'analisi pragmatica del linguaggio, che cosa significa studiare la pragmatica del linguaggio. Allora, leggiamo insieme questo piccolo scambio tra Giulia e Francesca. Giulia chiede a Francesca come è andata al cinema ieri sera e Francesca risponde: i popcorn erano buoni. Che cosa sta dicendo Francesca a Giulia? Che il film che ha visto evidentemente non era di suo gradimento. Ma lo sta dicendo effettivamente? Gli sta dicendo il film era brutto? No, gli sta dicendo i popcorn erano buoni. Questo è un tipico caso di inferenza pragmatica, cioè noi comprendiamo quello che il parlante ci sta dicendo mettendo in atto tutta una serie di ragionamenti che ci consentono di fare delle ipotesi a partire da quello che il parlante dice. Cioè il parlante qui ci dice i popcorn erano buoni, letteralmente non ci sta dicendo il film che ho visto faceva davvero schifo, ci sta dicendo i popcorn erano buoni, però noi attraverso una serie di processi cognitivi ricostruiamo quella che è
l'intenzione del parlante, quello che il parlante effettivamente ci vuole dire. Quindi noi comprendiamo, colmiamo questo, diciamo, c'è un'informazione implicita che dobbiamo ricostruire, no? Perché qui rimane implicito la risposta, la reale risposta che Francesca fornisce a Giulia. Dobbiamo quindi noi risalire all'implicito. E come risaliamo all'implicito? Attraverso una serie di inferenze pragmatiche. Quindi la pragmatica studia casi di questo tipo. Altro esempio, tipo oggi è perfetto, io vi assicuro che non l'ho messa prima di controllare le previsioni del tempo. Che giornata meravigliosa. Questa è evidentemente un'affermazione ironica, siete d'accordo? Riferita ovviamente al meteo, è un'affermazione ironica. E però, di nuovo, anche l'ironia è un classico fenomeno pragmatico in cui ciò che il parlante mi dice è che è una bella giornata, ma io, attraverso una serie di ragionamenti, di inferenze pragmatiche, in realtà capisco che quello che lui mi vuole dire, lui o lei mi vuole dire, è esattamente l'opposto di quello che mi ha detto. Allora, la pragmatica del linguaggio, a partire insomma, dal filosofo Paul Grice, quindi a partire dalla pragmatica filosofica, studia fenomeni di questo tipo. Cioè, come facciamo noi a ricostruire, a comprenderci di fronte a fenomeni di questo tipo, quando diciamo una cosa ma ne intendiamo un'altra. Altro esempio, questa è una richiesta che viene fatta a un partecipante di cui ora vi dico anche qualcosina in più. La richiesta è: scrivi i giorni della settimana in queste 7 caselle. I giorni della settimana. Purtroppo, capisco il riso, però purtroppo questa è la risposta che fornisce un bambino autistico a un logopedista. In effetti, l'autismo, quindi i disturbi dello spettro autistico, sono tipicamente studiati dalla pragmatica filosofica, dalla pragmatica sperimentale, esattamente perché sono casi in cui l'interpretazione pragmatica del linguaggio è compromessa a vario livello, ora lo vediamo, a vario livello. Qui ovviamente di nuovo qual è il problema? Che qui il bambino autistico prende alla lettera la richiesta dello sperimentatore, quindi non riesce a fare quel salto che vi dicevo prima, che invece è necessario fare ogni qualvolta ci troviamo di fronte a casi in cui non ci si deve fermare a ciò che il parlante mi dice letteralmente, ma devo fare una serie di ragionamenti per capire quello che mi vuole dire. Nell'autismo ci sono difficoltà a vario livello di gravità nei fenomeni pragmatici. Quindi nell'ambito della pragmatica sperimentale l'autismo viene molto studiato esattamente per comprendere quali potrebbero essere le cause di questi disturbi ed eventualmente quali poi potrebbero essere i protocolli riabilitativi per aiutare queste persone a migliorare le loro competenze pragmatiche. Che cos'è l'autismo? Io qui vi riporto la definizione che si trova in questo manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che è insomma, un punto di riferimento nella pratica clinica. Si parla di spettro intanto, si parla di spettro perché l'autismo è un disturbo del neurosviluppo estremamente eterogeneo. Non si può parlare di autismo, ma di autismi, nel senso che ci sono diversi livelli di gravità e dunque anche i protocolli anche di intervento che vengono poi messi in campo devono sempre tener conto anche della gravità con cui si ha a che fare. Quindi l'autismo, come vedete, nella definizione diagnostica, i disturbi della comunicazione sociale costituiscono uno dei criteri diagnostici
dell'autismo. E disturbo della comunicazione sociale sostanzialmente significa disturbo della pragmatica, perché la pragmatica, come vi dicevo prima, riguarda l'uso del linguaggio nei contesti sociali, e dunque avere competenze pragmatiche adeguate significa anche riuscire poi a avere relazioni sociali adeguate. Pensate che cosa può significare non comprendere l'ironia nei contesti sociali, nelle interazioni sociali. Sì, questo è, come vi dicevo prima, è semplicemente una slide per rimarcare il fatto che l'autismo è estremamente eterogeneo. Ci sono casi molto gravi in cui il linguaggio non si sviluppa, quindi secondo stime insomma abbastanza recenti, nel 30% dei casi di autismo il linguaggio parlato è assente. Quando invece il linguaggio si sviluppa, quindi nell'altro 70% dei casi, presenta delle differenze rispetto allo sviluppo tipico, al cosiddetto sviluppo tipico, delle differenze che possono essere più o meno marcate, ma che comunque indicano la necessità di supporto. E in particolare nel disturbi dello spettro autistico, i problemi linguistici, come vi dicevo prima, più evidenti, che richiedono maggiore attenzione, riguardano proprio la sfera macroelaborativa, quindi la dimensione pragmatica e, come vedremo, anche la dimensione discorsiva, narrativa. Questo libro è un libro bellissimo se volete approcciarvi agli studi cognitivi sull'autismo, un libro di Uta Frith, una studiosa, una psicologa cognitiva che insomma a livello mondiale è una figura di riferimento sull'autismo, è pubblicato dalla Terza, si chiama L'autismo, spiegazione di un enigma, e leggiamo insieme questo passaggio che Uta Frith fa quando, nel capitolo in cui parla dei problemi comunicativi nell'autismo. Una bambina autistica di 10 anni, con un'intelligenza normale, fu presa dal panico quando l'infermiera, che stava per farle un semplice esame del sangue, le disse: «Dammi la mano, non fa male». La bambina si calmò subito dopo quando un'altra persona le disse: «Allunga il dito indice». Al momento della prima richiesta aveva capito che dovesse tagliarsi la mano e darla all'infermiera. Quindi, di nuovo, il panico della bambina è dovuto al fatto che ha avuto qualche difficoltà nell'interpretazione pragmatica dell'enunciato «dammi la mano». Scusate? Cioè ha interpretato letteralmente quella frase senza mettere in campo quei ragionamenti, quelle inferenze pragmatiche che le avrebbero consentito di capire che l'intenzione dell'infermiera in realtà era «allunga la mano, non tagliati la mano e dammi la mano». Altro esempio, sempre da Uta Frith. Allora, una delle regole tacite della conversazione umana è che le nuove informazioni sono interessanti e le vecchie sono noiose. Quindi questo è l'assunto teorico di partenza. Poi c'è questo piccolo esperimento che Uta Frith fa con bambini sia autistici che bambini a sviluppo tipico, lo leggiamo insieme. C'è una prima situazione in cui c'è Uta Frith con gli occhiali, un altro sperimentatore, poi c'è il bambino, e lo sperimentatore che sta al centro dice al bambino: guarda cosa può fare l'ape, può battere le ali, quindi dà un'informazione al bambino. A questo punto il paradigma sperimentale prevede che Uta Frith esca dalla stanza dicendo: scusate, vado a prendermi il fazzoletto, aspettatemi. Questo è un modo per marcare il fatto che se ne sta andando dalla stanza. Dopodiché l'altro sperimentatore, quando Uta Frith è fuori, quindi quando non è presente durante la conversazione, dice ai bambini: ora ti faccio vedere un'altra cosa che può fare l'ape. Non aspettiamo che rientri Uta Frith, l'ape può far sì con il capo. A questo punto il paradigma sperimentale prevede che Uta Frith rientri e dice al bambino, chiede al bambino: eccomi qua, allora che cosa sa fare l'ape? Che cosa può fare l'ape? Ovviamente che cosa ci aspettiamo? Poiché era presente quando lo sperimentatore faceva riferimento al fatto che l'ape potesse muovere
potesse battere le ali, noi ci aspettiamo che il bambino dia l'informazione che Utafrit non conosce, cioè può far sì con il capo. E in effetti i bambini a sviluppo tipico tendenzialmente davano questa informazione, cioè erano in grado di capire che Utafrit, non essendo presente nel momento in cui quell'informazione è stata fornita, quindi le mancava quell'informazione, non aveva quel tipo di informazione e dunque gli danno l'informazione mancante. Nel caso invece dei bambini autistici, questa regola sembrava non essere seguita, cioè i bambini autistici rispondevano indifferentemente, quindi non tendevano a preferire la risposta informativa, tra virgolette, corretta, pragmaticamente appropriata, ma indifferentemente rispondevano l'uno l'altra informazione. Infatti la Fritt commenta proprio i risultati di questo studio, dice: questa semplice regola, cioè che le nuove informazioni sono interessanti e le vecchie sono noiose, non è evidente di per sé per i bambini autistici. I bambini autistici mi rispondevano indifferentemente che l'ape poteva battere le ali come poteva farsi col capo. Invece il cenno col capo avrebbe dovuto essere menzionato per primo. I bambini a sviluppo tipico facevano proprio questo. Quindi di nuovo c'è una difficoltà sostanzialmente a capire quello che l'altro si aspetta. Perché una delle difficoltà che c'è nell'atismo è proprio a entrare in relazione con l'altro. E questo entrare in relazione con l'altro nella comunicazione e nel linguaggio è fondamentale. Io qui riesco a comprendere qual è l'informazione da dare se io mi metto nei panni dell'altra persona e immagino quale informazione potrebbe essere per lei o per lui interessante in un dato momento. E poiché nell'autismo c'è una difficoltà a entrare nei panni, a mettersi nei panni dell'altra persona, dunque anche tutti quei fenomeni linguistici, pragmatici, che dipendono da questo processo, sono compromessi, a vario modo, ma sono compromessi. Purtroppo, oltre a queste difficoltà di interpretazione, per esempio, del senso pragmatico della frase, nell'autismo l'altro livello macroelaborativo ad essere atipico, ad essere compromesso, è l'elaborazione discorsiva, l'elaborazione narrativa. Vi dicevo, li distinguiamo a fini didattici, elaborazione pragmatica ed elaborazione discorsiva, ma in realtà sono profondamente intrecciati e ora lo vedremo. Quindi ora in questa seconda parte, anche attraverso gli studi che abbiamo fatto nel nostro laboratorio, continuo sull'autismo a raccontarvi un po' di esperimenti proprio sulle difficoltà che le persone autistiche hanno nel produrre, nel comprendere, per esempio, discorsi coerenti, discorsi appropriati. Di nuovo, purtroppo, qualche piccolissima definizione. L'elaborazione discorsiva, lo dicevamo prima, l'elaborazione, quindi piano macroelaborativo, riguarda il modo in cui le frasi nel flusso del parlato sono tra loro organizzate. E una proprietà fondamentale che emerge quando si studia il discorso, quando si studia la pragmatica del discorso, è la coerenza. Noi valutiamo costantemente la coerenza del flusso del parlato di chi ci sta di fronte. Voi in questo momento state costantemente controllando che le cose che io vi dico abbiano senso rispetto alle cose che vi ho detto in precedenza, immagino. Ecco, questo processo che voi fate e che io in produzione faccio, perché io costantemente quello che dico lo controllo rispetto a quello che ho detto in precedenza, ma anche al punto finale, alla meta che ho, quindi a dove voglio arrivare. Quindi questi processi di monitoraggio costante dell'argomento, del tema, del discorso, confluiscono poi in questa proprietà fondamentale del linguaggio, che è la coerenza globale, che tecnicamente, come vedete dalla slide, è proprio il modo in cui gli argomenti interni a un discorso sono strutturati rispetto a un obiettivo finale. Cioè, io oggi ho in mente di arrivare a un certo punto, a un certo argomento, e per arrivare a questo argomento devo mettere in sequenza tutta una serie di micro argomenti
Questo processo di mettere in relazione i miei micro argomenti con l'argomento generale del mio discorso è un processo che appunto assicura coerenza globale alla mia produzione narrativa, alla mia produzione discorsiva. Di nuovo qualche esempio così la definizione si chiarisce meglio. Leggiamolo insieme. Allora, sto scrivendo su un foglio. La penna che sto usando viene da una fabbrica chiamata Perry & Co. Questa fabbrica è in Inghilterra, almeno penso. Dietro al nome Perry & Co. è incisa la città di Londra, ma non la città. La città di Londra è in Inghilterra, l'ho imparato a scuola. Allora mi piaceva la geografia. Il mio ultimo insegnante di questa materia era il professor August. Era un uomo con gli occhi neri. Mi piacciono gli occhi neri. Ci sono anche occhi blu o grigi e anche di altro tipo. Ho sentito dire che i serpenti hanno gli occhi verdi. Tutte le persone hanno gli occhi. Ce ne sono anche alcune che sono cieche. Queste persone cieche sono accompagnate da un ragazzo. Deve essere terribile non poter vedere. Ci sono delle persone che non possono vedere e che inoltre non possono udire. Io conosco qualcuno che ode troppo. Ci sono molte persone malate a Borgolzi, sono chiamati pazienti. Domanda. Di che cosa si parla in questo discorso? Secondo voi, se doveste indicare un argomento, di che si parla? La vostra difficoltà indica evidentemente un fatto importante, che questo discorso è privo di coerenza. Cioè non è possibile identificare un argomento unitario che ci possa alla fine far dire ok, in questo discorso si parla di geografia, oppure in questo discorso si parla di cecità. No, si parla di tante cose. Quindi questo è un discorso che tecnicamente è incoerente, perché preso localmente, cioè se noi analizziamo coppie di frasi per coppie di frasi, tutto sommato possiamo individuare un senso. Sto scrivendo su un foglio, la penna che sto usando viene da una fabbrica chiamata Perry & Co. Se questo testo narrativo fosse composto esclusivamente da queste due frasi avrebbero un senso. Tuttavia, andando avanti, quello che accade tecnicamente è una forma di deragliamento. Cioè c'è uno scivolamento progressivo del tema che fa dire a voi, e quindi a chi legge, a chi ascolta, che non è possibile individuare un topic, un argomento alla base di questo testo narrativo. E questa è una lettera scritta da un paziente schizofrenico. Perché in effetti il deragliamento del topic, quindi l'incapacità di mantenere il punto sull'argomento e quindi di dare coerenza ai propri proferimenti verbali, è una delle caratteristiche della riscontrabile in alcuni pazienti schizofrenici. E qui, come vedete, così mi riallaccio alla cosa che vi dicevo all'inizio, non ci sono problemi microelaborativi. Siete d'accordo? Le frasi sono, da un punto di vista fonologico, semantico, sintattico, perfette. Tuttavia non c'è coerenza. Vi ricordate il paziente afasico all'inizio? Il paziente a cui veniva chiesto di descrivere la vignetta del picnic. Lì c'erano problemi di microelaborazione, ma c'era informazione. Cioè chi ascoltava quel discorso riusciva a carpire qualche informazione pertinente rispetto alla scenetta che il paziente doveva descrivere. Qui invece abbiamo un fenomeno speculare, un fenomeno opposto. Non ci sono problemi di grammatica, non ci sono problemi di semantica, le parole sono pronunciate, sono scritte, perché in questo caso appunto siamo di fronte a un testo scritto, non ci sono difficoltà. E nonostante questo, quindi nonostante non ci siano difficoltà a livello microelaborativo, ci sono problemi a livello macro. Quindi questo è un dato interessante sul fatto che queste due dimensioni del linguaggio possono anche funzionare in maniera,
in maniera diversa, cioè non necessariamente produrre frasi corrette grammaticalmente mi assicura un discorso pragmaticamente coerente. E la schizofrenia in questo caso ce lo dimostra. La grammatica, la sintassi è sostanzialmente preservata, ma la dimensione la dimensione pragmatica discorsiva è quella prevalentemente ad essere prevalentemente compromessa. Il discorso, ve lo dicevo, prima parlavo indistintamente di discorso e di narrazione, in realtà andrebbe fatta qualche differenza, però per i nostri fini oggi non è importante, perché la macroanalisi poi ha, uno dei fenomeni tipici della macroanalisi è il racconto di storie, cioè raccontare una storia significa produrre discorsi narrativi. E quello che noi abbiamo fatto nel nostro laboratorio è proprio studiare la macroelaborazione, quindi le capacità narrative dei bambini autistici. Ora vi racconto in effetti un paio di nostri studi, perché anche nell'autismo, come nella schizofrenia, seppure con manifestazioni differenti, anche nell'autismo la dimensione pragmatico-discorsiva, quindi la capacità di costruire discorsi coerenti, quindi la proprietà della coerenza globale, è una proprietà insomma, che presenta qualche difficoltà per le persone autistiche, cioè hanno a vario grado difficoltà nel costruire discorsi coerentemente organizzati. Che cos'è una narrazione? Questo, anche qui in narratologia c'è un ampio dibattito su quale siano le proprietà essenziali della narrazione, su quale sia una definizione di narrazione, non ce n'è una su cui tutti gli studiosi concordano, però questo è un riassunto insomma, abbastanza accettabile del dibattito in letteratura, per cui la definizione per cui la narrazione può essere definita come un insieme di eventi, narrazione e racconto di eventi, che sono tra loro legati in maniera temporalmente e causalmente coerente. Quindi narrare una storia significa mettere in sequenza causale e temporale una serie di eventi. C'è ovviamente in una narrazione, in una storia, c'è un personaggio o più personaggi che agiscono, quindi che hanno dei desideri, che hanno delle intenzioni, e tendenzialmente le storie puntano verso una conclusione. Pensate un po' alle serie TV, tutti quanti guardiamo le serie TV, ci guardiamo le serie anche milioni di episodi perché vogliamo capire come va a finire. E in effetti proprio il finale della storia è quello che poi ci tiene agganciati allo schermo. Quindi la storia è un insieme di eventi temporalmente e casualmente connessi in cui agiscono dei personaggi, in cui i personaggi hanno obiettivi, vogliono raggiungere degli scopi e tendenzialmente questi eventi si sono organizzati in modo da arrivare a un finale. Raccontare storie e il racconto di storie è, dal punto di vista dei processi linguistici cognitivi implicati, è il processo linguistico più complicato da fare. Perché la narrazione mette in campo richiede moltissimi processi, moltissime capacità cognitive, quindi andare a studiare la narrazione significa andare ad isolare di volta in volta una serie di proprietà e vedere quella proprietà come funziona, quali sono i sistemi mentali che la rendono possibile e così via. Quindi quello che noi abbiamo fatto in un nostro primo esperimento è di isolare il fattore tempo, cioè nella narrazione ci sono eventi che accadono prima di altri, per comprendere per esempio il finale io devo comprendere quello che è accaduto prima, altrimenti se perdo qualche episodio il finale io non lo comprendo appieno. Quindi nelle nostre ricerche abbiamo isolato la dimensione temporale del racconto, della narrazione, abbiamo provato a costruire un protocollo di ricerca per studiare se nei bambini autistici questa dimensione temporale fosse preservata oppure presentasse qualche difficoltà.
Questo è uno studio pubblicato che abbiamo pubblicato nel 2018. Come vi dicevo prima, noi a Roma 3, nel nostro laboratorio Cosmic Lab, conduciamo ricerche appunto sul funzionamento del linguaggio, e questa ricerca in particolare, ma in generale le nostre ricerche sull'autismo, le abbiamo svolte in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e con un collega dell'Università di Udine. Quindi questa è una ricerca che ha coinvolto insomma diverse unità, ed è, come vi dicevo, è del 2018, e come vedete dal titolo, Time and Narrative, cioè abbiamo studiato proprio la dimensione temporale nella narrazione, e ci siamo chiesti se i bambini autistici avessero o meno difficoltà nel racconto di sequenze di eventi temporalmente tra loro connesse. Ora vi faccio vedere un po' il protocollo sperimentale e poi i principali risultati. Allora, perché siamo andati a studiare questa proprietà temporale della narrazione proprio nell'autismo? Perché studi precedenti al nostro avevano suggerivano che nelle persone autistiche, sia bambini sia adulti, ci fosse una difficoltà in una particolare capacità cognitiva, in un particolare dispositivo mentale che si chiama mental time travel, cioè il viaggio mentale nel tempo. Che cos'è il mental time travel? È quel dispositivo mentale che ci consente di spostarci in avanti e indietro nel tempo. Per esempio, ci consente di ricordare quello che abbiamo fatto un anno fa, quello che abbiamo fatto ieri sera, e ci consente di immaginare quello che potremmo fare tra un'ora, tra due ore, tra un anno, tra 10 anni. Quindi è una capacità fondamentale che ha basi neurali in alcune zone del cervello ampiamente insomma documentate. Per esempio, ci sono pazienti afasici che a causa di lesioni in alcune aree del cervello perdono i loro ricordi autobiografici, cioè non sono più in grado di ricordare il loro passato, e purtroppo non riescono nemmeno a fare ipotesi sul loro futuro. Quindi il mental time travel è un sistema mentale che ci consente proprio di spostarci, nella nostra mente ovviamente, in avanti e indietro nel tempo. E vi dicevo, quindi studi precedenti avevano mostrato che nell'autismo, quindi nelle persone autistiche a vario grado, perché sempre bisogna fare questa premessa, a vario grado, ci sono delle difficoltà in questo sistema di proiezione. Cioè, se veniva chiesto raccontami che cosa hai fatto il giorno del tuo 15° compleanno, queste persone avevano alcune difficoltà, non raccontavano o non erano in grado assolutamente di raccontare eventi, oppure gli eventi che riportavano erano meno dettagliati rispetto ai gruppi di controllo. E poi, come vi dicevo prima, quindi questo è un primo pezzettino, quindi studi precedenti mostrano che nell'autismo ci sono difficoltà in questa capacità di proiettarsi nel tempo. E poi studi indipendenti mostravano che nell'autismo ci sono difficoltà di narrazione. Allora, l'ipotesi che noi abbiamo fatto è la seguente, cioè poiché la narrazione richiede spostamenti temporali, io devo comprendere l'evento che viene prima, come è relazionato all'evento che viene dopo, quindi poiché la narrazione richiede effettivamente un sistema di proiezione nel tempo, e poiché nell'autismo ci sono difficoltà di proiezione temporale, abbiamo ipotizzato che alcune delle difficoltà narrative riscontrabili nelle persone autistiche, in particolare nei bambini autistici, potessero dipendere da difficoltà non tanto di linguaggio, quanto in questo sistema cognitivo più generale che gestisce la proiezione nel tempo. Quindi abbiamo cioè ipotizzato che le persone autistiche che hanno, i bambini autistici che hanno problemi nel immaginare il futuro e ricordare il passato, hanno anche maggiori difficoltà a raccontare storie. Questa era l'ipotesi di partenza. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo suddiviso lo studio in due fasi. In una prima fase abbiamo sottoposto i bambini autistici a un test di proiezione nel tempo,
gli dicevamo, guarda, questa è una cascata, immagini di dover fare un viaggio in questo posto, quale di questi tre oggetti hai bisogno di portarti? Quindi qui la risoluzione del compito è, il bambino si doveva immaginare in quello scenario e doveva anticipare un bisogno in quello scenario. Qui ovviamente nel caso della cascata l'oggetto utile è l'impermeabile. Quindi abbiamo sulla base di questo test individuato un gruppo di bambini autistici che non aveva difficoltà, quindi che riusciva correttamente a identificare l'oggetto corretto in quello scenario, e invece un gruppo di bambini con autismo che non riusciva a scegliere l'item corretto, l'oggetto corretto, e poi li abbiamo sottoposti a un test narrativo con vincoli temporali. Il test era fatto in questo modo: i bambini vedevano o l'inizio di una storia e poi dovevano raccontare il finale, quindi dovevano proiettarsi temporalmente verso il finale, oppure vedevano la fine della storia e dovevano invece provare a ricostruire quello che era accaduto prima. Abbiamo fatto una serie, insomma, di analisi su vari parametri, e in effetti è emerso che nella coerenza globale, quindi in quella proprietà che vi dicevo prima, quella proprietà fondamentale che ci consente di mantenere il filo del discorso, il gruppo dei bambini autistici con problematiche nella proiezione del tempo commetteva maggiori errori di coerenza rispetto agli altri, rispetto sia al gruppo di bambini autistici che non aveva problemi di proiezione temporale, sia rispetto al gruppo di bambini a sviluppo tipico dei controlli. Quindi in effetti questi studi, questi nostri risultati dimostravano l'ipotesi che avevamo fatto in partenza, cioè che alcune delle difficoltà narrative riscontrabili nell'autismo sono legate al fatto, non a problemi linguistici, ma al fatto che in alcune persone autistiche c'è un'incapacità di spostarsi mentalmente in avanti e indietro nel tempo. Molto brevissimamente, questo è uscito un paio di settimane fa, di nuovo sempre con il Bambin Gesù e con l'Università di Udine. Anche qui abbiamo indagato le capacità di storytelling, quindi il racconto di storie dei bambini con autismo, e qui lo stimolo era leggermente diverso. Questa è una immagine molto, insomma, utilizzata, in cui si chiede, il nido si chiama, in cui si chiede ai bambini di raccontare la storia che vedono in questa immagine. Quindi avevamo due gruppi, un gruppo di bambini autistici, un gruppo di bambini di pari età a sviluppo tipico, di pari età e anche di pari livello di quoziente intellettivo, quindi abilità di intelligenza non verbale simile. Abbiamo anche qui fatto una serie di analisi, per esempio abbiamo di nuovo indagato la coerenza globale. In più, rispetto allo studio precedente, abbiamo anche introdotto un'analisi un po' più legata al contenuto della storia, cioè quanta informazione veniva fornita in effetti, per esempio quanti personaggi vengono riportati durante la storia, quanti eventi vengono narrati e così via. E di nuovo faccio un esempio proprio di errore di coerenza. Qui un caso in cui c'è un errore di coerenza, un bambino riporta la seguente narrazione: ci stanno un signore e una signora in un parco che stanno fissando un nido con un uccello, ieri sono andata al parco col cane. Ora la frase "ieri sono andata al parco col cane" viene valutata come errore di coerenza perché non segue da quello che è stato detto in precedenza. Quindi siamo andati quindi a contare quanti errori di questo tipo c'erano nelle narrazioni prodotte dai bambini autistici e nelle narrazioni prodotte dai bambini del gruppo di controllo, e di nuovo abbiamo confermato i risultati dello studio precedente, perché di nuovo la coerenza globale, quindi la capacità di produrre un discorso in cui gli argomenti sono orientati rispetto a un tema generale, di nuovo la coerenza globale sembra essere una proprietà particolarmente problematica per i bambini autistici, perché di nuovo abbiamo trovato una maggiore percentuale di errori di coerenza globale, quindi quelle frasi, quella
quella frase che vi leggevo prima, nei bambini autistici rispetto al gruppo di controllo. Quindi questi sono studi che confermano ulteriormente il fatto che l'elaborazione pragmatico-discorsiva, quindi la capacità di produrre discorsi appropriati al contesto, quindi di utilizzare il linguaggio in maniera appropriata al contesto producendo discorsi che abbiano un senso, che siano coerenti, risulta essere un aspetto particolarmente problematico a vario grado, di nuovo, per le persone autistiche, in questo caso per i bambini autistici. Questi erano bambini dai 7 agli 11 anni, quindi dalla seconda elementare alla quinta elementare. Ora, possono essere utilizzati questi dati per costruire eventualmente protocolli di intervento? Intanto sono importanti questi studi perché ci dicono dove sta evidentemente la difficoltà. E la difficoltà sta nella coerenza, prevalentemente nella gestione della coerenza. Quindi a partire da questi risultati poi i clinici, io non sono una clinica, quindi io sono filosofa di formazione, però noi forniamo questi dati ai clinici e i clinici utilizzano questi dati per provare a costruire protocolli di potenziamento di quelle abilità, quindi andare a vedere dove sta la difficoltà e provare a costruire protocolli che permettano nel corso del tempo di migliorare eventualmente l'aspetto problematico. Questo è anche questo è uscito quest'anno, uno studio fatto da alcuni colleghi dell'Università di Torino, di Pavia e di Udine, in cui proprio la domanda di ricerca è possibile migliorare le capacità narrative nei disturbi dello spettro autistico? Loro hanno fatto uno studio preliminare, perché va detto che su questo tema non c'è tantissimo in letteratura, mentre ci sono protocolli che riabilitano per esempio la sintassi, che riabilitano e quindi che aiutano le persone che hanno problemi nella grammatica a costruire frasi grammaticalmente corrette. Nel campo della pragmatica è un po' più problematico, perché la pragmatica, come vi dicevo prima, la dimensione pragmatica non dipende soltanto da problemi linguistici, ma dipende molto spesso anche da problemi di natura cognitiva, quindi dove bisognerebbe andare prima anche a rinforzare il sistema cognitivo e poi anche di conseguenza la dimensione pragmatica. Però qualcosina comincia a uscire, quindi qualche studio comincia a essere pubblicato, e questo è abbastanza recente, in cui questi colleghi hanno esattamente sviluppato un protocollo di riabilitazione pragmatica cognitiva da adattare, da utilizzare per le persone autistiche. È un protocollo abbastanza complesso, molto ricco, anche estremamente articolato, in cui tra le altre cose ci si propone, ci sono degli esercizi, quindi dei programmi di training proprio finalizzati a migliorare le competenze narrative. E in questo studio in particolare questi sono adolescenti con autismo, quindi agli adolescenti con autismo veniva sostanzialmente chiesto di raccontare delle storie a partire da delle immagini, quindi una cosa molto simile ai nostri studi precedenti. Quindi ci sono una serie di immagini in cui viene chiesto: raccontami la storia. E poi nel corso del tempo, qui era nel corso di un mese, vengono richiamati dopo evidentemente aver fatto questo protocollo e devono di nuovo riraccontare quelle stesse storie. Quindi poi si fa un confronto tra il test fatto all'inizio del mese e il test fatto a fine mese, e in effetti si è visto che ovviamente poi ci sono anche dei feedback che vanno ad cercare di migliorare la performance, e si è visto che in effetti a distanza di un mese gli adolescenti con autismo di questo studio, in alcune variabili narrative, tra cui una variabile legata alla coerenza, c'era un miglioramento. Quindi i risultati sembrano essere incoraggianti anche dal punto di vista della narrazione, che, come vi dicevo prima,
l'aspetto del linguaggio più complesso, più complesso anche da andare a riabilitare, però i risultati di questo studio sono abbastanza interessanti perché hanno mostrato che questo protocollo di riabilitazione, quindi dare feedback sulle risposte, incoraggiare in un certo modo lo storytelling, facilita in effetti, migliora, potenzia le capacità narrative. Ci può essere quindi nel tempo, se ovviamente il protocollo dura nel tempo, ci può essere quindi una qualche forma di miglioramento. E dunque questo è importante perché le capacità pragmatico-discorsive sono fondamentali nelle interazioni sociali, e dunque riabilitare questa dimensione del linguaggio significa anche poi migliorare le interazioni sociali delle persone che hanno difficoltà in questa sfera linguistica. Ultima slide, facciamo un attimo il punto della situazione. Quello che ho cercato di fare in questa lezione è utilizzare gli strumenti, studiare le patologie del linguaggio per mostrare quali sono gli aspetti essenziali della comunicazione umana. E avete visto, ho spinto tanto sulla dimensione pragmatico-discorsiva perché in effetti, dal mio punto di vista, quando ci sono problemi nella pragmatica del discorso, poi a cascata ci sono problemi anche nell'interazione sociale e quindi anche nella qualità della vita delle persone. Quindi dal mio punto di vista gli aspetti fondamentali del linguaggio, della comunicazione, risiedono nella dimensione pragmatica discorsiva del linguaggio. Quindi da questo punto di vista io credo che lo studio delle patologie del linguaggio sia importante anche proprio per l'indagine filosofica, perché se lo studio delle patologie del linguaggio mi dice che la pragmatica del discorso è fondamentale per una comunicazione efficace, è fondamentale per l'interazione sociale appropriata, evidentemente mi sta anche dicendo che allora gli aspetti essenziali della natura del linguaggio risiedono in quella sfera, e dunque da questo punto di vista possono contribuire proprio alla ricerca filosofica che è classicamente interessata a chiarire qual è la natura di un dato fenomeno, in questo caso del linguaggio. E dunque, in ultima analisi, poi, oltre al vantaggio teorico, quindi alle conseguenze sul piano filosofico che hanno lo studio delle patologie del linguaggio, poi da non trascurare anche il fatto che svelare punti di attenzione poi significa andare a costruire evidentemente protocolli di supporto che possono migliorare, come dicevo prima, la qualità della vita delle persone che hanno disturbi linguistici e comunicativi. Grazie per l'attenzione.